Sento che è rimasta la magista. Allora, ciao. Ciao. Voi siete della? Ripamonti. E cosa fate per la giornata dell'arte? Noi abbiamo fatto la barcarella degli abbracci, però abbiamo quelli che giocano col diavolo, abbiamo i writers, abbiamo i selfie. Ok, grazie. Ciao, tu di che scuola sei? Ciao, io sono della Magistri Comacini, quinto anno, sezione edilizia. Per la giornata della creatività abbiamo, praticamente qualche mese fa, siamo andati a fare un rilievo a Falloppio, in una costruzione che bisogna essere demolita, e ogni gruppo della nostra classe ha progettato degli edifici da costruire. E questo è il nostro. Abbiamo progettato un centro sportivo con piscina semiolimpionica, dove ci sono anche degli spazi e anche un centro terrestre con sala massaggi, sauna, bagno turco, eccetera. E sopra c'è un ristorante, poi ci sono solarium, eccetera, delle aree verdi su cui stare. Anche altre persone hanno fatto progetti diversi, come alberghi, eccetera. Ciao, di che scuola sei? Fausto Menotti, di Cantù. E cosa fate per la giornata della creatività? Tema mare. E sono un hawaiano che suona la chitarra. Ok. Flash mob organizzato dal liceo Teresa Ciceri. Un cavallo di Troia di cartone e il progetto si intitola Selfie col cavallo. Un'altra classe ha creato dei giochi sulle Olimpiadi Dantesche, che si chiamano Olimpiadi Dantesche. Un'altra classe ha organizzato un progetto con materiale riciclato. Un'altra ancora invece sta facendo degli stencil con Tommaso Lanati, che è un ragazzo che si occupa, cioè molto bravo. Allora, di che scuola siete? Del Giovio. E cosa avete preparato per la giornata dell'arte? Un molto di roba. Un bel po' di roba. Comunque è tutto incentrato sull'ottica, più esatto. Sulla fisica in ottica generale. O elettrostatica in alcuni casi. Piccolo caso. Balletta, voglio provare una dimostrazione pratica. Sì, sembrano due bacine d'acqua uguali. Sì. Prova. Non morde. Non morde. Cosa c'è di strano? Mostra esatto. Ai telespettatori. Sei pronto a dirlo? Le palline, quelle che si mettono nei vasi di fiori. E diventano invisibili. Aspetta un attimo, qua faccio la seconda. Infatti, questo perché questa è piaciuta leggermente di più. Guardate. Poiché le palline
hanno lo stesso indice di rifrazione dell'acqua, quindi quando noi le immergiamo di fatto diventano trasparenti. Infatti, se vedete, qua sono ancora nella mia mano, poi però quando vengono immerse nell'acqua spariscono. Adesso, se puoi riprendere dall'alto il contenitore qua. Dall'alto sopra. Cioè, vedi che non si vede praticamente niente sul fondo, c'è cioè solo una scritta delle robe sì. verdi più o meno. Però adesso quando noi mettiamo esatto. l'acqua. Io sono fatto il mio però. Cottone. Le palline scompaiono e quindi si può vedere anche la scritta sul fondo. Esattamente. Sto facendo un'intervista. Poi un altro piccolo progettino. Qua. Quello che si vede a prima vista è semplicemente un bicchiere pieno d'acqua con sopra un piatto. Ma in realtà la cosa, cioè il gioco sta che in realtà sotto c'è una moneta. Che però se metto sopra il piatto non è più visibile. Scompare. Da nessun angolo. Questo, no, c'è ancora quello là. Wow. Tutto il giorno per noi abbiamo. La moneta è sotto. Non è dentro, perché dentro si vedrebbe brutalmente. Ed è causato dalla riflessione totale e anche da come è fatto il nostro occhio. Ma dopo facciamo una foto vera col gruppo. Allora, la consulta oggi ha l'onore di presentarvi Davide Van de Stross e come abbiamo detto David, il nostro concerto sarà un percorso. Iniziamo con la parola inizio e vogliamo chiedere a Davide come hai iniziato a fare musica. Con un battipanni rosso, era di mia nonna, era appeso fuori dal balcone al piano superiore, io ero molto timido, lo prendevo in mano, ascoltavo la musica della radio, scimmiottavo quello che vedevo in televisione. Teniamo presente che erano gli anni 70, l'inizio degli anni 70. Io sono nato nel 65, nel 71-72 cominciavo a percepire, riconoscere, amare alcuni brani.